Mara Sant'Angelo, il titolo di questo incontro è abbastanza esplicativo, il titolo di questo progetto è abbastanza esplicativo perché un po' ricalca la tua vita, lo sport, ma dopo lo sport anche altro. Sì, sicuramente, ci ho sbattuto le corna, come si dice, perché poi ti devi reinventare, devi trovare un nuovo lavoro. Noi cerchiamo di far capire ai ragazzi, grazie a questo progetto che si chiama Allenarsi per il futuro, quanto sia importante allenarsi oggi per un loro futuro, per pensare poi al domani, a quello che vogliono fare da grande. Io non pensavo, sai, gioco a tennis, ma chi se ne frega dello studio. E invece una volta smesso, non ero nemmeno diplomata, per continuare a raggiungere nuovi sogni, quello che voglio fare necessita per forza per degli studi, quindi il diploma prima, la prima laurea, la seconda laurea a fine dello scorso anno, insomma, però rimboccarsi le maniche non è semplice a 30 anni, è più facile farlo da giovane. Intendiamo focalizzare l'attenzione dei nostri studenti sull'importanza dell'allenamento proprio, per un allenamento costante, continuo, e per questo usiamo la metafora dello sport, per accarezzare i propri sogni e per raggiungere i propri obiettivi nella vita. E con il progetto Allenarsi per il futuro, lato alternanza scuola-lavoro, abbiamo già attivato più di 2000 tirocini formativi e abbiamo attuato su tutto il territorio italiano circa 900 tappe del progetto Allenarsi per il futuro, che sono tappe legate all'orientamento e alla formazione degli studenti italiani. È molto bello incontrare questi giovani e i loro istituti scolastici, perché appunto siamo degli interlocutori che condividono con i ragazzi delle esperienze e danno dei consigli appunto per guidarli per il loro futuro. Chiaramente la testimonianza dello sportivo che coinvolgiamo in ogni appuntamento è l'esempio massimo di ciò che l'impegno può favorire, cioè il risultato, perché appunto allenarsi per il futuro è una metafora che permette di spiegare ai ragazzi che per ogni risultato che vogliamo raggiungere in ogni ambito è necessario l'allenamento, quindi l'impegno nelle proprie attività e la costanza nel farlo per raggiungere in futuro un risultato importante.